Bene, abbiamo qui in Ulm, in occasione del ventennale della morte di Giorgio Strehler, il professor Paolo Busisio, che racconterà ai nostri studenti 50 anni di teatro d'arte per tutti. Quale teatro si prefigura per il terzo millennio? Una cosa certamente posso dire, il teatro non è destinato a scomparire. La sensazione che si può avere, che possono avere le persone della mia età, è che qualche cosa si stia consumando, si sia rotto, forse non riesca a riprodursi, ma questo è semplicemente un effetto ottico dovuto al fatto che il nostro passato per noi è la vita, è la storia. Ci sono i giovani intorno a noi e loro vedranno il teatro del terzo millennio, lo apprezzeranno e lo capiranno come noi non riusciremo più a capire. Sono molto ottimista sul futuro del teatro. Ecco, allora professore, c'è un'opera che lei ricorda come quella che ha amato di più fra tutte quelle che ha visto? Non è davvero facile, perché sono state tante, veramente tante, le opere di Giorgio Strehler, perché così le vorrei definire, non nominando nemmeno l'autore, ma nominando lui per la sua regia, che mi hanno così colpito da essere ferme dentro la mia memoria emotiva. Potrei citare, perché ero giovane, avevo un'età in cui si apprezzano certe cose senza nemmeno capirle fino in fondo, Le baruffe chiozzotte di Goldoni, che ho visto negli anni 60 naturalmente, e quei colori, quelle nuance di grigi, di bianchi, di beige, quel senso di vita faticosa e di gioia nel ritrovarsi insieme la sera mi è rimasto dentro al cuore. È stata una lezione per imparare a leggere Carlo Goldoni, come naturalmente nelle scuole superiori non mi avevano proprio insegnato a fare. Quale messaggio lascia il teatro di Giorgio Strehler alle nuove generazioni? L'insegnamento della semplicità, il senso della poesia, l'umiltà di un mestiere che non è solo arte, ma è anche e soprattutto artigianato. I registi d'oggi, per quello che vedo io, si sono proprio dimenticati di questa parte materiale del teatro, che per Giorgio era importantissima. Passava ore e ore durante le prove per definire un dettaglio, non solo nella recitazione degli attori, che va a san dire è ovvio, ma per esempio per togliere una pieghina da un fondale o per ottenere un effetto luminoso. Tutte cose che faceva con le sue mani, con la sua intelligenza materiale e con la sua umiltà.